Parliamo ora di assistenza sanitaria. Sono sempre più frequenti gli appelli dei medici perché vengano imparate da tutti le manovre di primo soccorso, anche a partire da alcune storie come quella di una coppia bolognese che ci racconta Fulvio Migliaccio. Io sono il protagonista di una piccola storia di cui non so assolutamente la trama. Renato deve la vita a sua moglie Anna e ai sanitari del Maggiore di Bologna. Affetto da aritmia cardiaca e colpito da arresto, è stato salvato da sua moglie che gli ha fatto un massaggio cardiaco. Stavamo cenando, io avevo mio nipotino in braccio che ha 2 anni, ho sentito un gran busso e è caduto dalla sedia praticamente. A vedere sembrava svenuto, ecco. L'ho chiamato subito il 118, poi dopo ho chiesto a mio figlio: ma respira? Lui ha detto di no. Allora ho detto: senti, proviamo, e ho fatto il massaggio cardiaco come pensavo giusto, ecco. E lei dove ha imparato queste manovre? Sono una subacquea, ho 2 brevetti, e poi con il lavoro c'era la prima squadra di soccorso, e nell'ultimo corso di aggiornamento abbiamo fatto anche il corso, cioè col manichino, un po' le prove. Renato ora sta bene e verrà dimesso, ma l'importanza delle tecniche rianimatorie di primo soccorso, dal massaggio cardiaco all'uso del defibrillatore, è anche al centro di un convegno nazionale in corso a Bologna. Anche se a Bologna abbiamo un sistema di emergenza estremamente efficiente, in 7 minuti e mezzo arriva l'ambulanza del 118 dal momento della chiamata, ma è fondamentale che di fronte a un arresto cardiaco qualcuno inizi le prime manovre che sono rappresentate dal massaggio cardiaco. L'ospedale Maggiore di Bologna non a caso fa scuola in Italia anche con corsi aperti a tutti e ultimamente più della metà dei pazienti giunti in arresto è tornata regolarmente a casa. Dallo scorso anno è stato introdotto un kit che permette il raffreddamento del paziente a 34 gradi in tempi ancora più rapidi rispetto al passato utilizzando un giubbotto.